Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, vediamo un po'. Stavamo andando a... Già, abbiamo battuto il bestione, il Leviatano. Ok, quello è morto e sepolto, per cui si torna indietro in teoria. Vediamo se c'è qualcosa da vendere. Non me lo ricordo questo. Nel frattempo, ciao a tutti. Inventario, allora. Piazza pulita. Vendi. 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 Raggio a contatto, vendiamone un po'. Munizioni impulsi. Un altro po'. Via. Via. Ok. Lama plasma, fucile impulsi. Direi che ci siamo qua, eh. Prendiamo un po' di nodi energetici, magari. Un altro. Un altro. E dopo sceglieremo quale arma sarà la fortunata a diventare la più forte del gioco. Ci siamo, sì, eh. Scusate per prima se vi sono sembrato un po' scemo. Ma non era colpa mia. Si era buggato il canale di Twitch, quindi sembrava che non stesse trasmettendo. In realtà lo stava facendo. Errori in adambo che non commetterò più, non vi preoccupate. Perfetto. Un bel cadaverozzo qua. Da far sparire, prima che venga rianimato. Allora, dobbiamo andare di qua, ma noi vogliamo un attimo tutelarci, eh. Ok. Perfetto. Cos'era? Questa musica? Inquietante. Ah, abbiamo finito questo capitolo, quindi ce ne andiamo. Va bene. Capitolo 4 concluso. 6. Sono rimasto un po' indietro. Rischio ambientale. Va bene. Puoi salvare. Sì, dai. Accetta. Ecco, il mouse nel menu di questo gioco è una cosa atroce. Ha una sensibilità assurda. Anzi, un'imprecisione, direi. Però per il resto, dai. Non male. Questa è la nostra ultima speranza di salvare la pelle, Isaac. C'è un asteroide posizionato nella stiva mineraria in attesa di essere fuso. Se ci installi il radiofaro di soccorso, potrai lanciarlo fuori dalla nave per ottimizzare la trasmissione. Il radiofaro è sul sottoponte di manutenzione, mentre dalla sala di comando puoi lanciare l'asteroide. Oh, no! La sala comando è bloccata. Però c'è una chiave d'accesso d'emergenza sul sottoponte di lavorazione. È una passeggiata, vero? Non so per quanto tempo ancora riuscirò a reggere. Ciao Celano, 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 mi ricordo il cognome, Fabio Massimo, sì. Mi fa piacere che tu abbia visto il post della community. Un po' alla volta, lo so che non è facile raggiungervi, però ci devo riuscire. Grazie per essere qua intanto. E mi raccomando, follow il canale. Dai, sto scherzando, comunque grazie per essere qua, davvero. Mi terrai compagnia, un po'. Quanto vuoi, insomma, vedi tu. Io spero che la diretta si veda bene. Credo di sì. Fammi sapere nel caso, ecco, perché sono poche volte che la sto facendo, Fabio Massimo, per cui devo un attimo affinare le impostazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao, Wanted. Tu sei di YouTube? Cioè, nel senso, siccome avete nickname diversi, vorrei capire se siete persone che conosco già oppure se siete nuovi. Giusto per capire un attimo. Fabio Massimo, vabbè, l'ho capito. Wanted, non mi risulta nessun nickname
nickname del genere su YouTube, per cui mi verrebbe da dire che non mi conosci, però boh. Allora, lama al plasma, potenziamo il fucile agli impulsi. Ah, ok. Sì, mi ricordo, Archer Volt, non c'è bisogno che tu dica nient'altro. Va bene, va bene, va bene, grazie per essere qua. Mi dicevi del problema con Twitch che ti si bugga. Lo stai avendo anche adesso? Spererei di no. Mi dispiacerebbe, mi faresti sentire in colpa. E capacità anche, ricarica anche. Cazzo, potevo potenziare questo. Vabbè, dai, pazienza. Bene, bene, bene. Davvero sono più tranquillo adesso. Si vedeva bene anche prima. L'ho scoperto dopo, infatti. Vado sul canale e vedo che ci sono io, no? In queste clip di 30 secondi che mi lamento come un pirla. Che parte la musichetta così aggressiva in questa zona? Ti sei un po' aggiornato sulle cose di ieri. Allora, non odiarmi per questo, ti dirò la verità. No, non mi sono aggiornato perché oggi è stata una brutta giornata a casa. E ho avuto altri pensieri riguardo il lavoro. E quel poco tempo che ho avuto ho registrato una puntata per domani. E questa live. Per cui no, ma ti prego non linciarmi, ecco, non volermene male. Lo farò. Te lo giuro, lo farò, però oggi mi sono dimenticato. Domani lo faccio, promesso, parola di Lupacchiotto, come dicevano i Boy Scout, in cui non sono mai stato. Che brutta vita. No, è che mi dispiace perché certe cose io le prendo seriamente. E quando dico che una cosa la voglio fare, di solito la faccio. È che può capitare che tra una cosa e l'altra mi passi, diciamo. E che cazzo? Via. Per scrupolo, eh. Non ho più colpi. Ah. Vabbè. L'ascensore del terrore, eh. A quanto pare. Però, visto che parliamo di giochi psicologici, eccetera, eccetera, eccetera. Ti dirò che voglio fare un gioco più avanti che forse conosci già e si chiama Doki Doki Literature Club. Non ti dico altro. Ho trovato Elizabeth, ma nella stiva non c'è più nemmeno un mezzo per abbandonare la nave. Jacob, fai presto. Dobbiamo trovare un radiofaro. Deve essercene uno da qualche parte. Non ti preoccupare, non ti devi scusare, sai. È colpa mia che non riesco a comunicare nel modo giusto perché purtroppo YouTube non è come WhatsApp che vi mando un messaggio e voi lo ricevete. YouTube è molto randomico, no? Cioè io posso postare, l'ho scritto credo 4-5 volte di Twitch, ma il problema è che non è automatico che lo leggiate, hai capito? Perché magari io lo posto al pomeriggio, lo posto magari, che ne so, 2 minuti dopo che tu sei uscito, e quel messaggio non lo vedi. Tu fai schifo al cazzo. Quel gioco stile anime, esatto, perché è una visual novel, ma dalla trama super iper contorta, credo. Qualcosa di fenomenale. Ed è un free to play, addirittura mi hanno detto. E me l'ha fatto scoprire un ragazzo del canale. Un caro Matteo, grazie. Per cui, per quanto riguarda cose deviate, ci sarà anche quello.
Il plasma cutter dà una soddisfazione, sì, io credo che sia una delle armi più forti del gioco, forse addirittura la più forte. Potenziata al massimo, tant'è che io uso prevalentemente questo. Allora, andiamo di qua o di là? Di qua o di là? Di qua o di là? Un altro salvataggio, ma vabbè, è presto per il momento. Nel caso vi siete chiedendo perché voglio squartare i cadaveri, sapete già che la risposta è per evitare che vengano rianimati. Fa piacere anche a me, Archer, fa piacere anche a me. Vocine nella testa. Voi forse non le sentite perché l'audio del gioco è leggermente abbassato rispetto al mio parlare. Però ogni tanto c'è appunto questa voce strana che nella testa di Isaac che gli dice, boh, parole incomprensibili. Ma comunque inquietanti, questo ve lo garantisco. Comunque inquietanti. La cosa è reciproca. E sono onesto, perché io, a costo di essere antipatico delle volte, preferisco essere onesto. Sempre stato così, sempre lo sarò. Purtroppo, o per fortuna, non lo so. Però 10 colpi del plasma cutter, questo non va mica bene, questo non mi dà niente. Allora, studiamo una soluzione alternativa. Intanto spostiamo il microfono che non vedo i tasti della tastiera. Ok. Io direi di sfruttare un po' questo, che tanto abbiamo quasi pimpato al massimo, per cui ci sta, dai. Allora. La situazione è peggiorata notevolmente. L'avaria nella gravità si è verificata mentre radunavamo degli asteroidi e uno di loro è sfuggito al raggio. Si è schiantato contro una parete, uccidendo due uomini e frammentandosi. Ora le rocce fluttuano nella sala di lavorazione e non possiamo ripristinare la gravità. Per arrivare alla chiave primaria, se prima non le abbiamo rimosse, ci servirebbe del supporto tecnico. Mamma mia, le ultime tre righe le ho lette col culo. Vabbè. Il bello della diretta. Ieri addirittura mi è scattata la corrente mentre la facevo. Per cui questo è il peggiore delle ipotesi, Allora, inventario. Vendiamo un medipack. No, questo qua no, dai. Il medipack medio. Questo, energia a contatto, sì. Ne teniamo solo 4, più 4 del caricatore che va già più che bene. Lame tagliatore, anche qua teniamocene un po'. Munizione a impulsi 48. Ok. Munizione al plasma non ne abbiamo. Prendiamo un nodo. Altro nodo. Che spettacolo è il Game Pass di Xbox? Il Game Pass di Xbox è tanta roba. E tanta roba, ma c'è un ma grasso, no grasso, cazzo, grosso come una casa. E non te ne voglio parlare in live perché è un discorso complesso. Però se hai piacere, sul mio canale YouTube, c'è una sicura sulla porta della zona produzione. Non suspense. potrai aprirla se non riattivi la gravità. Ma per ripristinarla devi prima togliere di mezzo quei macigni. Prova a lanciarli in quel raggio gravitazionale usando la tua arma cinetica. Ok, allora i macigni sul raggio gravitazionale. Mamma mia, che fine di merda. Beh. Perché non c'è entrato, scusate? Va bene. Bene. Comunque ti dicevo, Archer,
noi là. Al volo. Credo ce ne sia un altro. Eccolo qua. Porca vacca. Ma no, il discorso è serio, ma se vai sul mio canale YouTube, allora da computer troverai come primo video messo in evidenza un video bello, perché l'ho fatto io giustamente, no, a parte gli scherzi, che parla appunto del Game Pass, ti farà riflettere, dura 10 minuti, appena puoi vallo a vedere. Dopodiché nella prossima live ne parliamo. E riguarda appunto il Game Pass. Che cazzo? Fanchiulo! Bambino maledetto! Ok, uno era questo. Credo ce ne sia un altro però. Ah, eccolo là! Allora. Davis è online. Bene, mi fa piacere Origin. Un ragazzo che mi segue fa l'altro, Ah già, le anomalie. Vabbè, ok che devo andare di qua, però di qua c'è qualcosa? No, di qua non si riesce. Va bene, dai, andiamo, andiamo, capito. Accesso a gravità zero. Andiamo di qua. Attenzione. Prima di accedere alla sala di comando, riattivare la gravità. Grazie. Dimmi, dimmi, dimmi che ne parliamo. Siamo sotto sopra. Perfetto. Allora, se non ho visto, dovrebbe esserci un'altra anomalia in teoria. Che però non ho capito dove sia. Ah, eccola qua. Brucia asteroide, brucia. E questa come anomalia non la consideri mica? Però non prende fuoco, Beh, forse lì sì. Allora. Qualcosa da prendere qua? Direi di no. Ok, andiamo. Va bene, oggetti da prendere non ce ne sono, no? Attenzione. Prima di accedere alla sala di comando, riattivare la gravità. Grazie. Ho capito. Ah, è quello là, il comando. Va bene, andiamoci. Perfetto. Allora. Fuck. 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 Oh cazzo, quanto veloce è sto grassone. Ma dove sta sparando? Ottimo. Ma che cazzo è successo? Ma vaffanculo. Aiuto! Ma è morta? Così? Sì? Porca vacca!
Ma dai, non passano neanche lì in mezzo i colpi, che pacco. Perché vanno così piano? Bene. Beh, ci è intrigato. Allora, la One ha poco. Allora, intanto io immagino che tu giochi prevalentemente su computer, dai titoli che mi hai citato l'altra volta. In ogni caso, la One è una console esattamente buona come la PS4. Per quanto riguarda i multipiattaforma, soffre moltissimo invece delle esclusive. Però, come dici tu, il Game Pass è qualcosa di formidabile, per cui è sicuramente un punto enorme a favore. Hai già la PS4, ok, l'ho appena visto. Io ti direi, se trovi una One ad un prezzo buono, perché no? Io ce l'ho e non me ne sono mai pentito bene o male. Per cui, fallo. Fallo, fate il Game Pass, sfrutta tutto quello che vuoi. Secondo me è una buona idea. E ovviamente giocati le esclusive, eh. Ci sono cose da prendere qua, sì, dei crediti forse. Bene. Ecco, allora, qua siamo rimasti un po' a secco. Vediamo un po' se qua possiamo... bene, dai. Sul fatto delle nuove console che usciranno. Quella è la chiave, Isaac. Ti farò entrare nella sala di comando, così potrai lanciare l'asteroide. Non scordare di collegare il radiofaro. Ho letto un altro rapporto sulla demenza dei coloni. Sembra che sia iniziata dopo aver prelevato il marchio dal pianeta. Chissà da quanto tempo era laggiù. Allora, sul fatto delle nuove console, l'alternativa è una. O ti compri un Xbox One adesso a 150 euro, forse anche meno. O ti compri la Scarlett a 500 euro e passa quando al lancio. Per cui secondo me sfruttala ora. Non pensare alle console che verranno, perché di certo non c'è niente. Solo una cosa è certa nella vita, e non la dico perché è brutta, però cogli l'attimo, ecco. Questo qua è il senso del discorso. Non ti preoccupare del resto. Sopra i dialoghi non parlo io. Io ho il cattivo vizio di ogni tanto di provare, ma mi devo frenare. Cosa ti sei perso, Fabio Massimo? E un po' di necromorfi squartati. Sì? Ok. Ci hanno fatto paura. Dicono di qua, ci fidiamo. Non dimenticate di riciclare i materiali utilizzati. Grazie. Salva la partita, sì, dai, che è un po' che non lo facciamo. Di là. Però di qua cosa c'è? Porca tua mamma. Cosa? Bastardo maledetto.
Ti sei perso necromorfi distrutti e dei massi che non entravano in una zona di gravità. Sì, è vero. Praticamente, Fabio, c'erano. Ti posso chiamare Fabio? C'erano degli asteroidi in una stanza che praticamente, essendo dei corpi estranei, bloccavano l'accesso ad una porta. E eliminandoli, buttandoli questo raggio gravitazionale, li ho distrutti e mi ha sbloccato l'accesso alla porta. Ecco, questo qua è frutto del discorso. Il succo del discorso. Ogni tanto dico qualche cazzatona e vabbè. Noi ci mettiamo in un angolino qua ad aspettare che cadano i nemici, perché cazzo succederà? Cioè, è inevitabile, credo. E noi sapete cosa usiamo? La sega, porca vacca. Dai, fatevi sotto, bastardi. Che cos'era quello? Non rianimare nessuno, bastardo maledetto. Mi sa che ha già rianimato qualcuno, eh. Adesso però vi faccio io una domanda, a voi. Come mai avete dei nick diversi da quelli di YouTube? È una curiosità, eh. Dottor Kane, cosa diavolo? Indietro. Ancora un passo e gli sparerò. Voglio i codici di accesso della stiva. Idiota, è il settore d'attivazione. Perché dovrei avere i codici della stiva? Non mentirmi. Sono stufo delle menzogne di tutti. Devo arrivare al marchio. Dammi quei codici. Non ce li ho. È questo che hai fatto al capitano? Forza, sparami se ne hai il coraggio. Idioti. È l'unico modo per porre fine a tutto questo. Ha perso la ragione. Qualcuno chiami la sicurezza. Ah, il nostro Dario. Clan a livello mondiale di Call of Duty, mi verrebbe da dire. Forse è un azzardo, non lo so. Ragazzi, guardate. Orribile. Oh, salvataggio, vabbè, mi ho salvato qualche minuto fa, non serve, dai. E fu così le ultime parole famose. Qua però mettiamo qualcosa di pimpante, eh. Tipo questa. Dai, tira fuori la culo, ti ho visto. Infame. Ma che cazzo è che li lancia questi? Che schifo. E un po' alla volta. Ok, au. Tra l'altro tutte cose che potevo prendere queste, eh. Tutti oggetti che potevo prendere e invece ho dimenticato. Allora, 10.000 euro in palio, Call of Duty, wow. Quale Call of Duty, se posso chiederti? E invece quello di Fabio è molto più semplice, va bene. Ah, magari è uno scherzo. Ah, allora. Che burlone. Nicole. Ma che sia veramente Nicole o è solo un'allucinazione? Allora, io direi che è tempo di curarci, eh. Non me ne ero accorto di avere così poca vita. Forse è il caso di farlo. Allora, usiamo questo.
Usiamo questo. E ho fatto una cappella. Vabbè. In giochi come Crash o Spyro, sei un completista? Allora, completista io cerco di farlo quando posso. Ma in realtà da quando diciamo mi sono addentrato in... in YouTube non ho più tempo di farlo. Una volta le facevo però. Per cui no, io i giochi diciamo che non li completo più al 100%. Solitamente arriva un 70-80. Ecco, solitamente le quest secondarie le faccio, in un RPG sto parlando. Però trovare tutti i collezionabili e così ne varie è molto difficile, sai. Salvo rari casi in cui proprio il gameplay lo amo alla follia, ecco. Cazzo, i cadaveri lo stanno coprendo. Porca... questo mi ha fatto cagare addosso. Ancora? Ma che cazzo? Oh, quanti sono? Porca vacca! La porta è aperta. Non posso raggiungerti, ma troverò un modo. Ti amo. Presto tutto questo è solo un ricordo. E mi passa tranquillamente in mezzo ai cadaveri, ma... molto sospetta come cosa, eh. Rise Son of Rome l'ho giocato metà. Metà l'ho giocato. È stato uno dei primi giochi che ho avuto su Xbox One. Ed ecco, per un qualche motivo non l'ho finito. Non chiedermi il perché, perché onestamente non mi ricordo. Isaac, ehi, per un attimo ti avevo perso. Mi avevi fatto preoccupare. Vedo che hai il radiofaro. Dirigiti subito verso la stiva mineraria e aggancialo all'asteroide. Ho calcolato la traiettoria. Se lo lanceremo presto, ci sono buone probabilità che raggiunga la distanza dalla quale iniziare a trasmettere. Non c'è alcuna traccia di Hammond, ma nelle sue condizioni non credo che sia ancora vivo. Io voglio prendere l'audio log. No, cos'è? Uno schema. Tutto a livello 4. Dobbiamo fare spazio qua in qualche modo. Allora, vediamo un po' cosa eliminare, eh. Pack di stasi... vabbè, usiamolo giusto per... perfetto. Io giocavo a Call of Duty. Io ho giocato, penso, tutti i Call of Duty esistenti, a parte il Modern Warfare ultimo, ma solo ed esclusivamente la campagna single player. Perché fino a due anni... no, fino a tre anni fa io non avevo la DSL. Quindi il multiplayer per me era uno qualcosa di sconosciuto e mai visto. Va bene, ok, mi sono distratto un attimo. Bene. Si torna indietro. Avrei potuto curarmi e prendere il medipack grande. Vabbè. Ormai. Ho fatto un errore madornale. Cazzo, c'è difficile prenderli. Bene. Perché non lo prendi? Ma va a cacare. Questo lo mettiamo qua, eh. E dopo ci regoliamo in qualche modo. Inventario pieno.
Vabbè, adesso ci organizziamo in qualche modo. Aiuto! Allora. In ambienti di classe A è necessario indossare indumenti di sicurezza. Ok. Allora, vediamo un attimo. Cosa possiamo fare? Usiamo un medipack medio. Ok. Poi prendiamo questi colpi, li mettiamo subito nel caricatore. Se magari mi fa scegliere i colpi e ti venisse del bene. Ah. Facciamo così. Ma cosa ho raccolto? Volevo raccogliere questo io. Questi qua li mettiamo qua. Perfetto. Ok. Bene,